sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, 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 let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Passano alcuni anni e arriviamo così al 1990. Cosa accade nel 1990? Che alcuni artisti decidono di riunirsi per un evento straordinario che viene tenuto nel grande parco di Knebworth, che è a nord di Londra, ovviamente per un evento benefico. L'evento, il concerto di beneficenza, si tiene a favore della North of Robbins Music Therapy Center, che utilizza la musica e interviene in aiuto dei bambini con sindrome di Down e con autismo e con la Brit School for Performing Arts and Technology. Il potere della musica che cura i bambini. L'evento viene pubblicizzato e ha un successo straordinario. 120.000 spettatori accorrono e assistono alla performance di artisti come Pink Floyd, Paul McCartney, Mark Knopfler, Eric Clapton, Elton John, Genesis, Phil Collins, Robert Plant and Jimmy Page, Cliff Richards and the Shadows, gli Status Quo, i Tears for Fears, i Dire Straits, Ray Cooper.
Il concerto viene aperto la mattina dagli Status Quo e viene trasmesso in diretta radiofonica in esclusiva per l'Italia da Radio 105, che ne copre l'intera durata. Una sintesi televisiva dei momenti salienti dell'evento viene mandata in onda da Italia 1 il 16 luglio 1990 alle 20:30, all'interno di uno speciale intitolato Big London, curato e presentato da Red Ronnie. Da qualche parte devo avere ancora la videocassetta. Al set dei Pink Floyd, per citarne un'altra, partecipano due ospiti d'eccezione: la celebre sassofonista olandese Candy Dulfer, che dà il suo contributo straordinario da brividi alle esecuzioni di Shine On You Crazy Diamond, parte 1 e 5, e Money, mentre la famosa vocalist Claire Torrey partecipa per la prima volta dopo tantissimo tempo a The Great Gig in the Sky, la canzone della quale era stata l'interprete nella versione originale in studio. Però entrambe le performance non compaiono in nessuna pubblicazione ufficiale dell'evento, bisogna andarle a cercare. Come dicevo, il concerto si apre con gli Status Quo, va avanti con i Tears for Fears, prosegue con Cliff Richard e va avanti, si snocciola lungo tutta la giornata. Il giorno è un giorno particolare perché in quel giorno succede di tutto: un caldo asfissiante, un freddo allucinante, pioggia ghiacciata, vento da tutte le parti, ma i 120.000 e oltre rimangono lì e assistono a questa meravigliosa performance. Per l'evento viene anche creato un piccolo premio che si chiama il Silver Clef Award, cioè la famosa chiave di violino in oro che viene donata all'artista più rappresentativo di tutta la giornata. E neanche a farlo apposta, l'artista più rappresentativo sale sul palco nel pomeriggio. Questo artista non sale da solo, sale con la sua band. Ma insieme a lui c'è un altro personaggio che ha segnato la storia del rock in maniera indelebile. Ricordate la prima puntata di History Teller, quando vi parlai del disastro del Hindenburg? Ricordate il dirigibile? Ricordate il fatto che all'inizio della puntata vi feci ascoltare un brano di un gruppo che sul loro primo album raffigurò l'Hindenburg nel momento in cui prende fuoco? Quel gruppo sono i Led Zeppelin. Ecco, in quel pomeriggio del 1990 sul palco ci sono due quarti dei Led Zeppelin: Robert Plant e Jimmy Page. Il Silver Clef Award viene assegnato a Robert Plant per la sua esecuzione fulminante, e il brano culminante di tutto ciò è qualcosa che travolge, sconvolge ed è di un'attualità incredibile. Il brano travolgente è questo.
Certo, il batterista, per quanto bravo, sicuramente fa rimpiangere Bonzo, che in questo brano faceva sempre un finale al fulmicotone impressionante. E il concerto va avanti, il pomeriggio, la prima sera, vede Paul McCartney con il suo gruppo eseguire dei brani bellissimi in un'atmosfera magica. Alle tastiere c'è ancora Linda, sua moglie, che purtroppo dopo qualche anno